Luciana Littizzetto. Che bella serata. Bella, poi tutta questa poesia arrivo io. Ecco, quello volevo chiederti. Volevo chiederti così. Se sei consapevole. Sì, sì, sì. Beh, mi dispiace anche buona. Perché in poesia ce n'è poca. Ha rubato i pantaloni della Carrari quando faceva rumore, quando no, cantava. Me l'hanno fatti in sartoria, non sono di nessuno stilista. Sono bravissimi i ragazzi della sartoria, quindi facciamo un applauso. Allora, abbiamo fatto un bel ponte lungo 3 settimane. Sì. Ma come sono stata bene senza di te, Fabio? No, ma lei dice benissimo. Sempre il contrario di quello che pensa, eh? Sappiatelo. Fammi solo capire se c'è ancora scritto Rai 1, dove siamo noi. C'è scritto. Vuoi andare a sederti? Sì. Cosa vuoi fare? Sì. No, perché magari siamo finiti a Rai Yo-Yo, a nostra insaputa, sai, è un attimo, Non cambierebbe un granché, l'importante è divertirci. Allora. Comunque dietro le quinte mi intrattenevo con i Maneskin. Quanto sono figli. Sì. Potrebbero essere i tuoi nipotini, perché figli dei tuoi figli. Faranno 21 anni. No, 18 anni, hanno appena compiuto 18 anni. Sì, ma insieme, tutti insieme. Insieme 18 anni, sì, tutti Anche insieme. Anche Damiano, molto figo, però. Sì. Cioè, anche imbarazzante. Cosa posso fare io con Damiano? Ascoltare, porto dal pediatra. Ascoltare i dischi e portarlo dal pediatra, sì. Ecco. Comunque, vabbè, no, va perché c'è una grande scarsità di maschi dominanti, caro mio. Pochissimi. Per fortuna ci sono state le sfilate della moda uomo questa settimana. Ah, ho saputo, però io non sono uomo, bravo. Hai presente questa parola? Sì, però non sono moda dentro. Uomo. Non è una. E allora adesso ti faccio vedere che Moschino ha fatto vedere il nuovo look del maschio prêt-à-porter. Dai, vai. Mandiamo un attimo la foto. Eccolo qua. Ecco, è subito maschio alfa. Sì. Un essere mitologico, metà uomo, metà oca. Sì, sì. Ecco, praticamente vestito da bomboniera, speriamo che sotto ci siano anche i confetti. Dai! Di nuovo, ogni anno nuovo! Ma dai, un po' di leggerezza! Sì, però. Fabio, scusami, guarda che però è un'idea anche per te, quando viene bolle ti vesti così, sì. Tulle bianco, su barba grigia ed è subito morto del cigno. Morte del cigno vecchio, sì, fa buon brodo. Peccato che sia già passato Natale, se no te lo regalavo, ma guarda che neanche Malgioglio si veste. Sì. Vabbè, ma è una provocazione. Ma guarda le gambe, ma nude, pelose. Ma la moda è una provocazione. Gambe di mosca, zampe di mosca. È una provocazione. No, secondo me è una bella idea, anche se devi presentare il tuo fidanzato ai parenti, lo porti a casa così, quindi dai subito l'idea di come sarà proprio la relazione. Va bene, andiamo avanti. No, anche per far la pipì con tutto quel tulle, devi metterti a cercarlo disperatamente. Dove l'ho messo? Sarà di qua, sarà di là, sarà su. Posso fare un appello al signor Moschino? No. Vedete come mi obbedisce? Signor Moschino, lo fa, vedi? Signor Moscerino, scusi se mi permetto, ma secondo lei, ma un uomo può andare in giro vestito così, metà Fracci, metà Fonzi? Può andare in giro vestito da fior di latte, andare a lavorare come una ballerina del Bolshoi. Ma è una provocazione. Senza contare che sotto non credo ci siano le mutande, quindi c'è il rischio che ci sia quell'effetto perché campana. Perché lei sembra superficiale, ma lei approfondisce, vedete, lei non si ferma. Un po' carne al vento. Lei non si ferma alla superficie. Meno male che almeno ci sono dei maschi dominanti. Sì, chi c'è? Tipo lui. Chi? Adesso ti faccio vedere. Tu sì che vale. Ehi, tu sì che vales. Sì. Sai chi è? No. È Nicolas. Adesso io sono. Scusa, Nicolas, nuovo fidanzato della Bellucci. Ah, non sapevo, chiedo scusa. Molto lieto. Nuovo fidanzato della Bellucci. Sai che si sono lasciati con Cassola? Sì. Vincent Cassola. Cassel. E si è messo insieme a questo bel pinolo. Sì, non so, però non lo conosco, quindi che c'ha 18 anni meno di lei. Va bene. Hai capito? Hai capito la Bellucci? Va bene. Mica scema, se, guarda che così sembra invidiosa, te lo dico. E lo sono, infatti. Ma fortemente anche, ti aggiungo questo avverbio. Scusami, guarda che è un bel tipo, No, ma lei ha capito tutto. Invece di stare lì a sbottulinarsi, ha preso un fidanzato molto più giovane. Ha fatto come Conte, per ridurre il deficit ha aumentato lo spread tra lui e lei, capito? Oh, guarda che questo qua è del 1982, hai capito? Sì, ma non è un vino. Cioè, mentre lei gridava, campioni d'Italia, campioni Del mondo. Del mondo, è vero, campioni del mondo.
mondo. Sì, I genitori di lui stavano ciuppando. Sì, ho capito. Sì, sì. È dell'82, ne parla come di un barolo, è dell'82. È dell'82, un barolo. Non so se mi spiego. Sì, vai. Comunque, anche Cassola, Cassola si è fidanzato con una che ha 30 anni meno di lui, sì. Una modella bellissima, sì, sì. Tra l'altro. Si vede che è un po' un trend della famiglia. Comunque, questo Ciubeca qua, sì. Questo Mocio Vileda vivente. Sì. Sono tutti complimenti, lo dico perché chi non conoscesse a lei. Sai che cosa fa di, sì, mestiere? No. Si chiama Nicolas Lefebvre e di mestiere fa l'antiquario. Fa ridere? No. Ma vabbè, ma con lei, voglio dire, ci sta. Cioè, alla mia età è, sì, una classe di ferro. La donna è mobile. Sì. La Monicone è un trumone che tutti vorrebbero avere in casa, capisci che, è tutto il cerchio si chiude, ma no, ma lei fa benissimo, sì, perché i fidanzati bisogna prenderseli dobbiamo cuccioli, tenerlo tutto. Così si educano. Dobbiamo tenerla foto. No, mandiamola via. Ecco, grazie. Ciao Nicolas. Ciao Nicolas. E no, lo dico anche per la Isoardi che sta cercando il nuovo fidanzato probabilmente. Ma fatti gli affari tuoi. No, ma le do dei consigli, sì, no? Sai, la Isoardi, io le do dei consigli. Tu. Sì, io? Perché non posso? Sì, sì, figurati. No, no, adesso sai che lei, insomma, è uscita dalla crisi, sta benissimo, la vedo sempre, che cucina. Sì, perché so che tua mamma la guarda sempre. Sì, sì. Mia mamma è una grande appassionata. Sì. L'ho vista, insomma, ha smesso di stirare le camicie di Salvini, e infatti Salvini continua a mettersi le divise di qualsiasi cosa. Ah, tu perché dici non che ha più niente di stirato. E si è dedicata completamente alla cucina, vediamola. Vediamola. Eccola qua. Ecco, vedi come lei, insomma, è una classica foto rubata, no? Questa qua. Cioè, lei con le mani in pasta. Anche qui sembra invidiosa, te lo dico. Ma io guarda sempre, quando devo impastare la frolla, sì, sempre così. Cioè, con i tacchi di vernice, e i pantaloni di pelle di branzino, sempre, sempre, se poi con una mano sola. È invidiosa, è invidiosa. Ma guarda come sei vestita, scusa. Vabbè, ma io non sto impastando, abbi pazienza. No, ma io anche sempre, quando cucino, la polenta la faccio sempre col diadema in testa. Notare le pentole sul fondo mai toccate da mano umana. E poi anche gli anelli sull'altra mano, che sono comodissimi per impastare. Beh, no, però è una posa veramente molto sexy, infatti vedi che le tre uova lì sono diventate sode da sole. Sì. No, potrebbe essere, insomma, adesso lei è una donna bellissima, quindi, insomma, vabbè, ci saranno un sacco di, certo, pretendenti. Fatti gli affari. Posso dare dei consigli? No. Per esempio, ho visto Di Battista che lascia perdere. Cosa? È un gran bel tronco, certo, di pino. Certo, hai sposato un figlio. Ma non importa, lo sai che tutto, la società è liquida, mobile. Ma che liquida, che liquida. Lei impasta di qua, impasta di là, l'ho visto dietro le quinte, pazzesco. È un incrocio tra Beckham, perché ci somiglia. A Beckham? Sì, un po' Che Guevara e un tocco di Chef Rubio, vedi che mi torna poi alla fine. Guardalo qua, eccolo qua. Vedi qua? Sì, però... su chi? Cioè, era un bel ragazzo, sì, sì. No, vedi qua? Sì. Praticamente ha preso in mano la situazione. Sì. No, perché anche lì c'era sempre il dibattito. Arriverà lui al posto di Di Maio e lui dice col cavolo al posto di Di Maio. Vedi, qua c'è proprio tutto un controllo dell'arco istituzionale per vedere, per sondare gli umori che arrivano dal basso. Sì. Niente, sta facendo un rimpasto di governo. D'altra parte, nei momenti di crisi uno si aggrappa ai valori più importanti. Sì, vai avanti! No, perché questa foto è stata rubata all'uscita da un ristorante. Lui era con Freccero. Sì. E addirittura direi due, vediamo. Sì. Vediamo l'immagine, ecco, per fortuna lo abbracciano, gli stringe la mano, perché sai, stringere la mano sarebbe stata dura, perché la presa era proprio quella di... Va bene, vai avanti. A questo pranzo ho invitato anche Toninelli, gli hanno detto vieni a luna, lui è arrivato a luna di notte e si è perso la cena. Comunque va bene, poi dopo lui e Di Maio sono andati a Strasburgo, vediamo la foto. Eccoli qua, ecco, sono andati insieme, hanno passato il tunnel del Brennero, sì, e sono arrivati direttamente. L'abbiamo appurato, si che non c'è stasera. No? Abbiamo... Si sono fatti un selfie e lì Di Maio sta dicendo è sempre bella la Torre di Pisa.
E poi, attenzione, attenzionissima, voi non ci potete credere, ma è tornato Suspiria. Eccolo qua. No, vabbè. Non ci puoi credere. Guarda che è una roba... Ma ha detto che si candida alle europee. Sì. Ma per senso di responsabilità di chi? Suo. Suo, ma sì. Perché secondo me non vuole stare a casa con l'altro che pulisce il fagiolino. Perché si stufa, dai. Altro vabbè, che però. Quota 100. Guarda, quota 180 come la pressione. Però guarda, vedi qua, sta forma. Cambiando look, si sta pettinando. La domanda è come fa? Che sono dipinti, sono fatti di materiale ignifugo. Cioè, infatti vedi che fa la faccia così perché dice non vorrei che adesso pettinandomi mi partissero dei punti di sutura, capisci? Vabbè, sai che adesso c'è stata questa campagna sì. Come ero a 10 anni fa. Come no? Lui l'ha fatto al contrario. Come sarà tra 10 anni, vediamo. Sì. Ecco. Perché non invecchia mai. Mai, è vero. È veramente il vero Benjamin Button.